a tutti, bentornati sul canale. Oggi volevo parlarvi di quante volte dovrebbe mangiare al giorno il cane e che problemi ci possono essere se eventualmente non è così. Allora, partiamo dal presupposto che i cuccioli, cioè finché il cane è cucciolo, quindi fino all'anno almeno, dovrebbe fare 3 pasti al giorno, la mattina, il mezzogiorno, diciamo, e la sera. In modo anche da facilitare poi l'insegnamento dei bisogni fuori casa. Perché? Perché il cucciolo appena finisce di mangiare ha bisogno sicuramente di fare la pipì e la cacca. Dividendo in 3, diciamo, puntate il pasto, questo diventa più facile perché il cane non ha da scaricarsi, diciamo. È ovvio che se il cane mangia solo la mattina e la sera, il pomeriggio dovrà scaricarsi, però non si sa quando, giusto? Quindi diciamo che può essere anche un aiuto per noi, per aiutarlo a fargli fare i bisogni fuori. Questo però è una cosa in più, perché proprio sono i veterinari che dicono che il cucciolo deve fare 3 pasti al giorno perché ne ha bisogno così fisiologicamente. Quando diventa adulto, io ho visto purtroppo tante volte che si tende a fargli fare un pasto solo e questo è profondamente sbagliato. Uno, perché tiene lento il metabolismo del cane, quindi è un cane che magari tende a ingrassare. Due, perché il cane non mangia praticamente per 24 ore, quindi nel momento del pasto diventa voracissimo, rischia di strozzarsi e quindi anche di soffocare, o comunque diciamo non si gode il momento del pasto, viene vissuto con troppa frustrazione e quindi anche durante la giornata, se vedrà del mangiare, diciamo che non capirà più niente. 3, evitiamo la torsione dello stomaco, perché se il cane fa un pasto solo lo stomaco tende a gonfiarsi in maniera esagerata. E se il cane fa del movimento fisico dopo, ci sono delle grossissime possibilità che appunto lo stomaco si giri su se stesso e questo può provocare anche la morte del cane se non viene preso in tempo, oltre al fatto che è una morte dolorosissima. Quindi io consiglio essenzialmente di fare 2 pasti al giorno, uno la mattina e uno la sera, però non la sera tardi, per dire le 11. Cercare magari di portarlo verso le 6 del pomeriggio, in modo che il cane ha la possibilità nelle 2, 3, 4 ore successive, dato che si suppone che non si vada a letto alle 8 di sera o comunque non alle 6 sicuramente, ha la possibilità di fare la sua passeggiata, di fare tutti i suoi bisogni fuori e durante la notte può stare tranquillo. Io spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!